Io dico sempre che ho avuto come maestri due personaggi omerici, Ettore e Achille. E come erano diversi Ettore e Achille dell'Iliade, così erano diversi l'Ettore e Achille che ho conosciuto io. Beh, Ettore disegnava sempre, aveva sempre le matite in mano, aveva sempre il bicchiere pieno di colori sul tavolo, e Achille Castiglioni aveva un mozzicone di matita grande così in tasca e disegnava meno che poteva. Achille disegnava con la testa, cioè disegnava inventando e disegnava ricercando proprio con la sua arguzia, con la sua ironia, cercava quello che gli altri non riuscivano a trovare. E lo faceva mentalmente, lo faceva con uno sforzo proprio mentale. Anzi, quei progetti che abbiamo fatto insieme, ricordo benissimo, cercavamo sempre di rimandare il più possibile il momento nel quale si prendeva la matita in mano per essersi figurati prima nella testa l'idea senza doverla proprio disegnare. Ettore Sozzas è stato il mio maestro. Mi ha insegnato a cercare la ricchezza senza ricchezza, a fare le cose preziose senza usare materiali preziosi, a cercare di fare delle cose molto ricche, molto cariche, molto piene di messaggi, di colori, di forza, ma con semplicità, ma con esigenza, cercarle e farle diventare forti, belle, riconoscibili. Credo anche che la Memphis sia un po' l'idea stessa di Sozzas, l'essenza dell'idea di Sozzas, ed è un po' la sua eredità. Eredità che ho raccolto io, ma che hanno raccolto in molti. Quando è finita la Memphis, nel 1987-88, mi sono sentito un po' orfano, nel senso che mi mancava questo spazio per fare delle cose liberamente. Sozzas diceva: con la Memphis non è il designer al servizio dell'industria, ma è l'industria al servizio del design. Quando la Memphis è finita, sono stato per un po' senza far niente, però con il desiderio di riuscire a fare qualche cosa. E ho potuto fare qualche cosa solamente quando ho inventato questa parola, produzione privata, che mette insieme. Io dico sempre che ho avuto come maestri due personaggi omerici, Ettore e Achille. E come erano diversi Ettore e Achille dell'Iliade, così erano diversi l'Ettore e Achille che ho conosciuto io. Beh, Ettore disegnava sempre, aveva sempre le matite in mano, aveva sempre il bicchiere pieno di colori sul tavolo, e Achille Castiglioni aveva un mozzicone di matita grande così in tasca e disegnava meno che poteva. Achille disegnava con la testa, cioè disegnava inventando e disegnava ricercando proprio con la sua arguzia, con la sua ironia, cercava quello che gli altri non riuscivano a trovare. E lo faceva mentalmente, lo faceva con uno sforzo proprio mentale. Anzi, quei progetti che abbiamo fatto insieme, ricordo benissimo, cercavamo sempre di rimandare il più possibile il momento nel quale si prendeva la matita in mano per essersi figurati prima nella testa l'idea senza doverla proprio disegnare. Ettore Sozzas è stato il mio maestro. Mi ha insegnato a cercare la ricchezza senza ricchezza, a fare le cose preziose senza usare materiali preziosi, a cercare di fare delle cose molto ricche, molto cariche, molto piene di messaggi, di colori, di forza, ma con semplicità, ma con esigenza, cercarle e farle diventare forti, belle, riconoscibili. Credo anche che la Memphis sia un po' l'idea stessa di Sozzas, l'essenza dell'idea di Sozzas, ed è un po' la sua eredità. Eredità che ho raccolto io, ma che hanno raccolto in molti.
quando è finita la Memphis nel 1987-88 mi sono sentito un po' orfano, nel senso che mi mancava questo spazio per fare delle cose liberamente. Sotsas diceva: con la Memphis non è il designer al servizio dell'industria, ma è l'industria al servizio del design. Quando la Memphis è finita, sono stato per un po' senza far niente, però con il desiderio di riuscire a fare qualche cosa. E ho potuto fare qualche cosa solamente quando ho inventato questa parola, produzione privata, che mette insieme l'idea della produzione, quindi l'idea dell'industria, quindi l'idea dell'ingegnerizzazione, della logistica, tutte quelle operazioni che fa normalmente l'industria, però anche privata, cioè dedicata alla mia ricerca, dedicata allo sviluppo delle mie teorie, delle mie ricerche figurative. E così produzione privata è un po' la continuazione della Memphis, una continuazione un po' speciale perché di certo non ho raccolto quella che era l'iconografia della Memphis. Con la Memphis facevamo le cose molto, molto colorate, molto decorate, molto stravaganti, che era però anche l'anima degli anni Ottanta. Produzione privata è nata negli anni 90, in un clima sociale, politico, completamente diverso. E quindi produzione privata è stata testimone di un'epoca, come Memphis è stata testimone di un'altra epoca, facendo quello che è il ruolo del design, cioè testimoniare l'epoca nella quale si vive. Le idee, è vero che a volte vengono così facendosi la barba, e a me quindi teoricamente non verrebbero mai, ma le idee vanno fatte maturare, vanno coltivate molto. I progetti sono sempre dei pensieri profondi, che devono, è come scavare dentro un'idea per poter andare a trovare tutto quello che c'è dentro. La definizione più bella di design che conosco è proprio riferita all'idea di quello che era l'artista nei tempi antichi, cioè ai tempi della Grecia, dell'Egitto, di 2000-3000 anni fa. L'artista era considerato la persona che doveva fare da ponte tra la natura e l'uomo, doveva far vedere all'uomo quanto è bella la natura. Oggi il designer deve fare la stessa cosa, facendo vedere al mondo quanto è bella l'industria. La sperimentazione è tutto. Un designer che non faccia sperimentazione non serve, non serve a nessuno. E un'industria che non chieda a un designer di fare sperimentazione sbaglia a chiamare un designer. Il problema è che l'industria, proprio quelle grandi, quelle più grosse, fanno molta fatica a sperimentare perché è molto rischioso. Sbagliare in una grande industria vuol dire fare dei danni, ma danni anche a volte pesanti. Invece nell'artigianato sbagliare non solo è possibile, ma è anche utile, perché gli artigiani, facendo le cose con le proprie mani e facendo piccole serie di oggetti, un oggetto dopo l'altro, ogni sbaglio è una competenza acquisita, è una cosa scoperta, è anche un'occasione da sfruttare. In questo senso produzione privata mi è servita molto, anche perché con produzione privata ho sperimentato sulla mia pelle proprio la mentalità e le angosce e le fatiche di un imprenditore. La Tolomeo, la lampada, ha avuto un successo incredibile. Ancora adesso a volte non mi rendo conto di quanto successo ha quando lo vedo nei film, alla televisione, dappertutto. La Tolomeo è una lampada che funziona bene perché è una lampada che sta dappertutto, funziona nelle case, negli uffici, ma non solo, funziona negli ambienti moderni, negli ambienti antichi, negli ambienti tradizionali, negli ambienti rivoluzionari, sta bene un po' dappertutto. Ecco, mi piacerebbe ben capire qual è la ricetta per disegnare una Tolomeo, perché io, seppur l'ho fatta, ho tentato tante volte di farne un'altra e non sono mai riuscito. We'll be right back.
Si parlava del Museo del Design da tanti anni qua a Milano e la prima occasione per farlo è stata proprio questa alla Triennale di Milano dentro il Palazzo della Triennale. È chiaro però che la Triennale fa mostre, quindi un museo dentro uno spazio di mostre è un po' ambiguo, cioè farebbe un po' pensare che anche il museo sia una delle tante mostre che si susseguono nella programmazione delle mostre della Triennale. Quindi il compito lì era proprio quello di isolare una parte di palazzo per farlo diventare museo. Quindi ho cercato un punto di arrivo per il Museo del Design inaspettato. E mi è venuta questa idea di fare un ponte sopra lo scalone, proprio per far attraversare un pezzo di spazio che nessuno aveva mai attraversato e per arrivare in una sala da un punto dove nessuno era mai arrivato. Devo dire che ha subito entusiasmato tutti quanti, perché l'idea di ponte, anche dal punto di vista simbolico, è molto bello. Non solo unisce due parti del palazzo sopra lo scalone della Triennale, ma anche, soprattutto simbolicamente, unisce posizioni diverse, unisce culture diverse, opinioni diverse.